Operatori destinati alla sicurezza lungo le spiagge ravennati per scongiurare furti sotto gli ombrelloni ed episodi di abusivismo e illegalità come vendita di prodotti contraffatti o massaggi sotto l'ombrellone. La novità potrebbe essere introdotta nella prossima stagione balneare in alcune località della Riviera dove il problema è particolarmente sentito. Il tutto parte da una proposta del consigliere della Lega Nord Paolo Guerra, discussa in commissione e che ora dovrà essere affrontata dal Consiglio Comunale. Abbiamo avuto fra Marina di Ravenna e Punta Marina atti di vandalismo notturno, ma soprattutto, cosa ancora peggiore, episodi di furti sotto gli ombrelloni in pieno giorno, che sono stati affrontati, e meno male che non è successo nulla di grave, sono stati affrontati dagli imprenditori e dagli stessi bagnini che erano sulla spiaggia. Mentre se andiamo nei lidi sud abbiamo dei fenomeni di vero e proprio assembramento di venditori abusivi di prodotti contraffatti che fanno addirittura mercati e mercatini sulla battigia con evidenti ripercussioni sui commercianti che a ridosso della spiaggia hanno negozi, mercati che pagano tasse, eccetera, eccetera. Questa è stata la situazione del 2015. Parliamo di numeri, quanti steward si dovrebbero assumere? In realtà la commissione ha indirizzato, ma questo grazie anche a un'interrogazione che il gruppo della Lega Nord in regione ha fatto dopo la mia segnalazione, la commissione si è indirizzata anziché sull'utilizzo di steward sull'utilizzo di figure diverse, cioè addetti, vengono definiti addetti ai servizi di controllo nelle attività di intrattenimento e nei luoghi aperti al pubblico. Questa categoria, di questa figura è individuata in una serie di provvedimenti sia nazionali che regionali, potrebbe rendersi utile per il controllo sulle spiagge. Ebbene, nel 2008-2009 mi pare che il comandante Rossi della Polizia Municipale, che era presente in commissione, ha fatto presente che secondo ragionamenti fatti allora potevano essere necessari circa 32 figure per presidiare i 9 lidi ravennati e i 32 km di costa. Chiaramente si parla di un costo. Allora, mentre la formazione, ho proposto in commissione di utilizzare dei finanziamenti europei 2014-2020 che possono dare la possibilità di formare questi addetti al controllo con dei finanziamenti, con dei fondi europei, quindi sarebbe gratuito per l'amministrazione e per i fruitori del servizio. Diverso il discorso dell'introduzione, della messa in opera, della messa in servizio di queste figure. Lì la questione si è sviluppata in commissione in modi diversi, e cioè ci sarebbe la possibilità di pensare a una prova, a un servizio, ed è questo con il quale io ho concluso la commissione e ho modificato la proposta, con il contributo ovviamente degli altri colleghi consiglieri, degli altri movimenti. La proposta a questo punto potrebbe essere di istituire per il prossimo anno un servizio sperimentale coordinato dalla prefettura. L'idea potrebbe essere quindi di istituire in alcune zone del comune di Ravenna, in un paio di lidi, un servizio sperimentale, magari con un certo numero di addetti, non quindi 32 come ipotizzato nel 2008-2009, ma eventualmente sui lidi sud e una parte dei lidi di fronte a Ravenna, istituire la figura di questi addetti che potrebbero prevenire situazioni come quelle che descrivevamo prima. Insomma. Ormai è anni che chiedete un maggior servizio di sicurezza sulle spiagge, questa proposta dovrà passare dal Consiglio, sensazioni, può essere una cosa fattibile? Da quando ho cominciato questo mio primo mandato da consigliere comunale della Lega Nord, unico consigliere comunale della Lega Nord in comune, devo dire che a forza di insistere l'amministrazione è scesa. Perché dico questo? Perché quindi scenderà, secondo me, a collaborare per trovare una soluzione anche su questo aspetto delle spiagge. Dopo tanti no, vedo che oggi il sindaco Matteucci scende sulla stampa a qualche mese dalle elezioni dicendo: beh, potenzieremo gli impianti di videosorveglianza. Questa devo dire che è una sensibilizzazione, è una costruzione di un programma, di una serie di proposte che io ho fatto durante questi 4 anni. Stessa cosa riguarda la questione degli assistenti civici. Hanno detto di no all'inizio, ho rimaneggiato insieme a Forza Italia l'ordine del giorno, l'ho riempito con dei riferimenti normativi e alla fine gli assistenti civici sono stati istituiti a Ravenna.